Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. La pesante crisi che sta investendo le stazioni sciistiche invernali dell'Appennino per la grave carenza di neve sarà al centro dell'incontro fissato per mercoledì 11 gennaio presso la sede del Ministero del Turismo. Lo comunica il coordinatore nazionale della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Daniele De Mario, dopo un breve colloquio con il ministro del turismo Daniela Santanchè. Il tavolo di lavoro che si andrà a costituire, precisa il coordinatore nazionale che è anche assessore in Abruzzo, si pone l'obiettivo di studiare un pacchetto di aiuti destinato alle attività dell'Appennino in grado di ridurre le conseguenze negative della mancanza di neve sugli impianti di risalita, ma anche di pensare politiche di sviluppo e di ammodernamento delle strutture sciistiche di risalita e innevamento artificiale con la creazione di un fondo speciale per la montagna. Il tavolo con il ministro Santanchè parte con la presenza delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Toscana, ma è chiaro che la partecipazione alla riunione di mercoledì è aperta anche ai rappresentanti delle regioni dell'Appennino centrale e meridionale. In questo momento, conclude il coordinatore nazionale del turismo, è necessario dare un segnale concreto agli operatori turistici della neve che rischiano seriamente di vedere compromessa una stagione invernale che invece era partita sotto i migliori auspici. Il villaggio di Natale di Caramanico Terme, allestito dallo scorso 19 novembre ed in programma fino a domenica 8, è stato visitato dal presidente della Giunta regionale Marsiglio. La sortita del presidente è stata anche l'occasione per una passeggiata lungo le vie principali del suggestivo Borgo Forum Termale tra gli stand enogastronomici insieme al sindaco di Caramanico, ad altri rappresentanti dell'amministrazione locale e ad alcuni primi cittadini dei comuni vicini. Anche il parlamentare Guerino Testa, il consigliere regionale D'Addazio erano tra i presenti. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è sostenuto economicamente dalla Regione Abruzzo, che grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale ha puntato sulla magia del villaggio di Babbo Natale per favorire l'afflusso di turisti e visitatori in un territorio che, tra l'altro, lamenta la perdurante chiusura dello stabilimento termale. Già a settembre, in occasione del Festival Nazionale dei Borghi, esordito il presidente Marsiglio, c'era stata una buona risposta in termini di presenze turistiche. I dati di questi giorni, ha aggiunto, confermano l'interesse per questo genere di manifestazioni che attraggono grandi e piccini e che finiscono per produrre economia a beneficio di tutto il comprensorio, non solo di Caramanico. Intanto sono numerose le aspettative riguardo la possibile riapertura dello stabilimento termale. Partiti in Abruzzo gli attesi saldi invernali che si concluderanno il 5 marzo, 60 giorni in cui commercianti, speranzosi e clientela sono in cerca di affari. Confesercenti però critica la data anticipata e la durata fino a marzo. Noi, come Confesercenti regionale e nazionale, stiamo discutendo molto, spiega Marina Dolci, presidente di Confesercenti Pescara e titolare di un negozio in pieno centro cittadino, sulla data di partenza dei saldi, perché venendo da tante spese per i cittadini con il Black Friday e i regali di Natale, crediamo che partire con i saldi invernali ai primi di gennaio sia troppo presto, senza contare che abbiamo anche da settimane queste temperature quasi primaverili. Bisogna tenere conto che a metà febbraio le aziende consegnano già i capi di abbigliamento primaverile. Ora però i saldi sono partiti e ci sarà l'occasione per soddisfare la nostra clientela che in un momento di crisi potrà scegliere per il meglio l'acquisto migliore. La rappresentante di Confesercenti poi lancia un appello: invitiamo la clientela a non comprare su internet perché nei negozi di vicinato si potrà scegliere e comprare a prezzi scontati partendo, potendo provare, cambiare e scegliere il capo migliore.
Per i cittadini della provincia di Pescara è possibile richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all'anno 2021 e necessari per la presentazione dell'attestazione ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. La certificazione sarà disponibile in tempo reale. Per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. Il documento, che viene messo su richiesta dell'intestatario, racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE relative ai prodotti finanziari. In particolare riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi o estinti nel corso del 2021. Il valore nominale dei buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati, il saldo e la giacenza media della Poste Pay nominative, delle Poste Pay con IBAN e delle carte enti previdenziali, la situazione dei fondi di investimento del deposito titoli, nonché l'attestazione dei premi versati per le polizze assicurative. Sui siti poste.it e postepay.it i dati per la presentazione dell'attestazione ISEE possono essere richiesti anche grazie all'assistente digitale di Poste Italiane. Da quest'anno inoltre tutti i clienti di Poste Italiane titolari di un rapporto finanziario o assicurativo e in possesso di credenziali forti come Poste ID abilitato oppure numero telefonico associato troveranno la certificazione patrimoniale dei rapporti direttamente nell'area riservata del sito poste.it. Per consultare il documento sarà sufficiente accedere alla propria bacheca e aprire il messaggio attestazione patrimoniale valida ai fini ISEE 2023. Quando il PD amministrato Pescara si è dimostrato incapace di dare risposte alle associazioni di volontariato della protezione civile, proponendo nella migliore delle ipotesi soluzioni tampone che hanno previsto la dislocazione degli operatori in più punti della città, quindi la macchia a macchia di leopardo e senza una collocazione organica. Questa è la dura replica dell'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro. Quest'ultimo, tornando sulla nuova sede della protezione civile, aveva parlato di sostanziale inagibilità dei locali di via Lago Sant'Angelo e di disinteresse alla soluzione dei problemi ancora oggi presenti. Noi una risposta, a differenza del PD, l'abbiamo cercata e trovata individuando gli spazi dell'ex scuola di Via Lago Sant'Angelo, dice Seccia. Le criticità sono sotto la nostra totale attenzione e apprezziamo la pazienza degli operatori, ma su queste stiamo lavorando per soluzioni che ci saranno in tempi accettabili. Colgo l'occasione per sottolineare che abbiamo infatti già salvato un finanziamento da 1,5 milioni di euro da destinare alla realizzazione del nuovo polo in via del circuito, mentre attualmente stiamo ragionando con la protezione civile regionale per elevare il rango della futura struttura di Pescara. È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per il completamento del primo lotto dei lavori su Via Pepe a Pescara. L'intervento è radicale e di grande impegno. L'ACA ha effettuato un totale risanamento del fosso Bardet e subito dopo sono stati avviati i lavori di riqualificazione in superficie. Il progetto approvato, che prevede opere per 250.000 euro, riguarda l'ampliamento del marciapiedi nella sezione compresa tra Via Davalos e Viale Marconi, per poi proseguire attraverso Via Poglione fino a Viale Pindaro. La circolazione sulla strada rimarrà a doppio senso. La finitura della pavimentazione sarà realizzata con fasce colorate e gli attraversamenti delle strade trasversali saranno sostanzialmente una declinazione della scelta cromatica. Sono state effettuate due scelte diverse per rispondere a differenti funzionalità. La parte più consistente sarà in conglomerato bituminoso con una finitura superiore in resina colorata, in modo da accompagnare idealmente il pedone lungo un percorso. La parte che interesserà il fosso Bardet sarà invece di listelli autobloccanti in calcestruzzo, in modo da consentire i necessari interventi di manutenzione con riposizionamento dei materiali senza difficoltà e senza antiestetici rattoppi.
i grandi pini con il loro ruolo di contenimento verranno tutti mantenuti e verranno realizzate aiuole con nuove piantumazioni. La finitura dei cordoli e delle aiuole sarà in calcestruzzo a vista di colore bianco e grigio chiaro. Le essenze arboree scelte non saranno di grandi dimensioni e avranno una fioritura in colori tenui in diversi periodi dell'anno. L'Aquila piange la scomparsa del dottor Giorgio Splendiani, morto a 89 anni, professore emerito di nefrologia presso l'Università di Tor Vergata. Ha partecipato attivamente al primo prelievo di rene per trapianto nel 1966. Ha attivato il primo servizio di nefrologia e dialisi in Abruzzo nel 69 e ha redatto il primo piano regionale per la dialisi e trapianto in Abruzzo nel 74. Nello stesso anno attivò a Pescara il servizio di dialisi domiciliare. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso sul settore adriatico, in particolare sulle zone collinari e costiere, con possibili foschie o nebbie. Nebbie che torneranno a intensificarsi anche sulla Marsica e nell'Aquilano, ma sulle zone montuose il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, specie al mattino, mentre in giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Alto Sangro. Non si escludono deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi. Da domani è previsto un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio sera, a iniziare dalle zone interne montuose, con venti di libeccio in intensificazione garbino sul versante adriatico. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli di direzione variabile o orientali, mare generalmente poco mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.